vicepresidente, lo storico dell'arte. La dottoressa Teresa Gentile, qui lei, sì. Lo scrittore, Michelangelo Volpe e il nostro direttore artistico Adelina Casaula. Ho dimenticato qualcuno? Vabbè, ora farò un ventaglio. Che questa sala, dopo l'epidemia, sia piena, piena, piena. Un applauso a tutti voi. Dunque, vi ho presentato Elena Anticoli De Curtis, la nipote egregia di Totò. Noi, oltre a ringraziare tutti voi, presento un attimo l'assessore alla cultura, teatro e spettacolo, professor Carlo Di Lonardo. Come vi dicevo prima, siamo onorati della presenza di Elena Anticoli De Curtis, nipote di Antonio De Curtis. La professoressa, nonché storico dell'arte, Filomena Chiara Di Renzo, di Lanciano. Dottoressa Gentile Teresa, presidente di giuria, perché noi facciamo anche un concorso letterario, che la cui cerimonia si svolgerà il 1 ottobre, quando ci sarà il finissage, no? Presidente di giuria e presidente del salotto culturale del Palazzo Recupero di Martina Franca. Dottoressa Adelina Casavola, direttore artistico della nostra associazione Arte Emozioni, nonché è anche una fondatrice, le prime fondatrici siamo state noi due. E poi, dottor Michelangelo Volpe, poeta e scrittore, dunque Gabriella Casavola. Bene, per il momento ci sono anche, abbiamo avuto il piacere di avere la presenza anche di due altri componenti della giuria, quali la professoressa Chiara Palazzo, già docente presso Liceo Classico Tito Livio, docente di latino e italiano, vero? E lei mi ha detto di Lucia latino e italiano perché è meglio. Io, come vi dico, non riferisco. Però stiamo sempre lì, eh? E poi il professor Vito Fumarola, già docente sempre all'Istituto Tito Livio, italiano, ecco. Ecco, ora giunge Rita Protopapa, la grande maestra d'arte. Qui è il posto tuo, è rosa, venite, sedetevi. Dunque, quest'anno abbiamo scelto una tematica che, cioè, io prima mi sono documentata molto, no? Ogni anno mi documento sul programma
successivo. E allora mi sono documentata, questo è veramente un anno che mi sono documentata, perché per via del Covid, eccetera, eccetera, come ben sapete, molti eventi sono stati posticipati. E mi sono documentata sul grande Antonio De Curtis e ho notato che una delle tante sfaccettature della sua eclettica ed artistica personalità è la sensibilità del suo animo verso le persone bisognose, quelle persone povere che hanno bisogno di aiuto. Già con questa piccola documentazione mi sono detta: deve essere questo il nostro prossimo evento, no? E quindi dicevo, uno che si dedica all'altro, che vuole aiutare l'altro, e questo particolare movimento della sua anima è affine allo scopo che la nostra associazione Arte Emozioni si prefigge. Quindi ben venga, no? Mi sono detta io. E allora, perciò, quando ho comunicato ai miei soci questo progetto, anche loro sono rimasti affascinati del grande Totò e abbiamo continuato a preparare, ad organizzare tutto, chiamandolo Totò e noi. E noi perché? Perché c'è, Totò ci ha lasciato una grande eredità, no? Una grande eredità di comprensione, di umanità, di fascino, di poi lo diremo meglio, no? E quindi questo scopo che si prefigge l'associazione è proprio l'ideale per questo nostro evento. Per ora mi fermo qui perché i tempi devono essere brevi per non scocciarci, ecco, perché poi andremo a vedere i dipinti. Io ora presento la vicepresidente Gabriella Casavola, che vi introdurrà su un altro argomento, sempre guardando Anticoli Antonio De Curtis. E per me è un immenso piacere stasera avere qui la nobildonna Elena Anticoli De Curtis. Sono onorata di averla conosciuta. E vorrei appunto parlare della grandezza di suo nonno, in arte noto come Totò, principe imperiale, Sua Altezza Imperiale. Totò è stato un grande artista del panorama culturale italiano e ha avuto un grande riconoscimento, prevalentemente dopo la sua morte, sia in Italia che all'estero. Era dotato di un grande talento, aveva una mimica facciale impareggiabile. Le sue battute erano brillanti e coinvolgenti. Si era anche occupato di uno studio sul suo corpo, interpretando col suo corpo, che è una cosa meravigliosa, la marionetta. Nella sua ironia emerge una malinconia. Lui era in grado di saper ridere di se stesso, quindi di ironizzare meglio su se stesso, sugli altri, proprio perché questa vena di ironia era legata a una grande sofferenza che aveva vissuto nella sua vita, nelle sue pieghe più tristi e dolorose. Totò non apprezzava tanto le persone che umiliavano gli altri, e questo lo esprime in una frase nella quale dice: siamo uomini o caporali? Totò ha avuto il coraggio anche di opporsi al regime del tempo, e lo ha fatto nelle sue rappresentazioni teatrali, sbeffeggiando Hitler e Mussolini. Quindi che cos'è la comicità in Totò? È un viaggio attraverso gli occhi del comico. La sua comicità, e questa è una cosa molto interessante, non è stata mai una comicità volgare. Questo è un merito che noi dobbiamo dare ai comici del tempo, cioè quel linguaggio misurato che
che non trascende mai. Totò aveva anche compreso, nel periodo della guerra, che la guerra è sempre mossa da interessi di ordine economico e quindi le persone, i potenti del tempo, come anche amaramente succede anche oggi, producevano e acquistavano armi e lui appunto rappresentava questa situazione di profonda tristezza che caratterizza la guerra. Lui ha sempre ritenuto che i peggiori sono in pochi e non dovrebbero andare al potere, ma purtroppo a volte me ci vanno. E sosteneva che quando si vive in povertà e si vota, il voto non è mai libero e responsabile, perché è appunto legato da stati di bisogno e di necessità economica. Quindi Totò si trova nel periodo dell'affarismo appaltatore, è il periodo della ricostruzione del dopoguerra, dove vige al tempo il malcostume politico, il cannibalismo finanziario, basi della futura crisi economica che, ahimè, tutt'oggi imperversa amaramente in Italia. Lui cerca di risolvere questo dilemma, siamo uomini o caporali, e lo fa in modo brillante, in una bellissima poesia a Livella, dove ci mette dinanzi a quella che è l'unica certezza della nostra esistenza, che è la morte. Quindi l'amara consolazione che ci comunica, noi siamo uomini o caporali, è proprio l'esito finale di questa definizione, è la morte. La morte ci rende tutti uguali, ci rende tutti alla pari, non crea distinzioni. E quindi questa poesia che cos'è alla fine? È un invito, è un monito a essere arrendevoli, amorevoli reciprocamente gli uni verso gli altri, è un monito a perdonare, a essere indulgenti e a muoversi verso la direzione del bene comune per costruire un mondo migliore. Grazie. Ecco, ora ho posticipato il tuo intervento, Gabriella, cioè l'ho anticipato. Do la parola all'assessore alla cultura, al teatro e allo spettacolo. Quest'anno è una cosa meravigliosa. Carlo Di Leonardo è un assessore molto speciale in questo senso. Io ammiro molto le persone che mettono al primo posto l'accoglienza e voglio dare ancora una volta un applauso. E sarebbe stato presente anche il sindaco Gianfranco Palmisano, come ben sapete è stato eletto il 12 giugno, no? Lui è anche una persona, peccato che non c'è, altrimenti avrei dovuto salutarlo personalmente, vabbè che durante l'allestimento ci siamo incontrate parecchie volte e quindi però io lo conoscevo anche prima. Sono persone, sia l'assessore che il sindaco, non è questione di essere giovani, è questione di avere dentro quei patemi d'animo nell'accogliere l'altro. Queste cose mancano. Io per questo prima mi riferivo a Totò, al grande Totò. Perché? Perché possedeva tutte queste cose che tra poco dirò presentando Elena e Michelangelo, che farà alcune domande sul libro che ha scritto Elena. Bene, assessore, scusa. Grazie, buonasera, benvenuti a tutti. Porto i saluti del sindaco impegnato, come ben sapete, in impegni istituzionali, poiché sono in corso le provinciali per la nostra provincia, quindi è un momento anche importante per la presidenza della provincia di Taranto. Quindi insomma auto estendo i complimenti di Lucia, che apprezzo moltissimo, a tutta la giunta, chiaramente, perché stiamo cercando di fare il possibile proprio in questi termini, quindi speriamo insomma che questo messaggio arrivi, ecco. Quindi il primo momento arriverà. Esatto, abbiamo tempo, però è già un segnale molto importante. Vengo alla mostra dando il benvenuto alla signora
Elena Antico De Curtis. Tra l'altro, come dire, sono anche toccato nel profondo della mia professione, che come sapete, oltre a quella di insegnamento, è quella di regista e attore. Quindi, avendo studiato a Roma per 18 anni, parlare di Totò insomma mi emoziona, mi fa ritornare indietro di molto, tant'è che una delle osservazioni, Lucia, che volevo fare era quella di sottolineare il fatto che quella congiunzione all'interno del titolo per me è un verbo, nel senso che per quella che è stata la cultura che Totò ha portato all'interno del panorama culturale italiano, scusate il gioco di parole, Totò è noi. Per una serie di motivi, che sarò brevissimo, però è giusto, diciamo così, condividerli, perché queste occasioni monografiche rappresentano un momento importante anche per dare il giusto rispetto a questi autori, che non sono soltanto la livella o l'opera commerciale, ma rappresentano e nascondono un mondo che noi italiani dovremmo ulteriormente conoscere. E quindi sono delle figure, come dire, molto spesso abbiamo la TV, e quindi se Totò avesse avuto modo di essere intervistato oggi, sicuramente, almeno per quella che può essere la mia idea, lo avrebbe fatto presente. Non sono soltanto, no, la livella, così come se intervistano Leopardi, avessero intervistato Leopardi, avrebbero detto non sono soltanto l'infinito. Cioè c'è un mondo dietro queste figure che va raccolto, va apprezzato e va portato nelle scuole. Perché? Perché Totò è stato l'ultimo grande artefice della trasmissione della, diciamo così, del genere teatrale, letterario più importante della nostra storia, che è la commedia dell'arte, della quale si parla pochissimo, perché quella maschera di cui si parlava prima è una maschera che vede, e soprattutto anche dialettale, che vede nella commedia dell'arte le nostre radici. Il teatro italiano, inteso come lingua italiana, non esiste, tant'è che se voi fate un bilancio del teatro italiano, i più grandi attori, artisti, sono dialettali. Edoardo De Filippo, Dario Fo, premio Nobel, sono tutti dialettali, quelli che hanno superato addirittura i confini in un periodo storico come quello a cui ci si riferiva prima, in cui portare uno spettacolo teatrale dialettale, per giunta, con una tutela della lingua potente, era davvero impossibile, eppure loro ci sono riusciti. Ultimo aspetto, e poi insomma, mi avvio alla conclusione, perché ci sarebbe davvero di cui parlare, ci sarebbero molti aspetti di cui parlare, è un'altra coincidenza che lega Totò alla cultura teatrale del nostro panorama, il fatto che lui sia nato nel 1898, che è una data storica, perché in Russia nasce la prima scuola di teatro europea diretta da Konstantin Sergei Stanislavski, che è stato il primo a valutare come nucleo fondamentale del meccanismo di comunicazione e trasmissione teatrale l'attore. Cioè viene data l'importanza a colui che sul palco muove l'azione, dà vita all'azione. E quindi il fatto, ora vado all'importanza di aver patrocinato come istituzione una mostra che, ribadisco, non può e non deve, questo anche per un nostro, consentitemi, passaggio istituzionale, vogliamo dare vita ad eventi che possano portare coloro che assistono a questi eventi ad una domanda: quanto so di questo argomento? Poco? Mi informo se mi interessa. Cioè fare cultura soltanto per la presentazione, non avendo una visione lungimirante, è assolutamente una cosa inutile. Noi dobbiamo fare cultura pensando a quello che può succedere domani, dando un messaggio di futuro a coloro che usufruiscono delle prospettive culturali, artistiche, turistiche che una città offre ai cittadini. Questo è un dato importante. Ecco perché vedere la mostra, avere un parterre così vasto, avere la presenza
una testimonianza diretta della vita di uno dei più grandi maestri del teatro, della cultura, del varietà, dell'avanspettacolo italiano, significa farsi uscire di qui e dire: ah, quindi c'è tanto altro. Questo è il risultato, a mio avviso, che ogni evento deve avere come obiettivo: porre coloro che ascoltano nell'interesse di informarsi, di acculturarsi, evitando presunzioni culturali che nessuno può vantare di avere. Per cui, Lucia, ti ringrazio di questo, di questa apertura, di questa finestra che tu apri su questa personalità della nostra cultura, che sarebbe il caso di valutare e, nello specifico, senza alcuna diciamo, problematica di presunzione, sopravvalutare, cioè valutare sopra il carattere medio della cultura italiana. Grazie. Ti ringrazio Assessore, perché molte volte mi dico: noi stiamo facendo questo, siamo coscienti che per ogni evento che facciamo la tematica rappresenti solo una goccia, ma la mettiamo in atto, ma nello stesso tempo, come dice l'assessore, vogliamo essere spalleggiati, vero Gabriella? Molte volte, no? Manca lo spalleggiamento, è quello importante, non tanto di soldi. I soldi, noi siamo associazioni di volontariato e li vogliamo, no? Però io miro più allo spalleggiamento, più alla comprensione, più al dialogo. Ecco, ti ringrazio di nuovo perché hai messo il punto su una spina dolente, e per questo noi abbiamo scelto questa tematica, proprio per questo. Ora passiamo oltre. Prima di presentare il professor, no, il professore, scusate, scrittore, sì, meglio di un professore, scrittore e poeta, dottor Michelangelo Volpe, vorrei ringraziare il qui presente Antonio Felice, alzati Antonio, che senza di lui non avremmo potuto fare questa manifestazione, cioè l'avremmo fatto ma senza la presenza di Elena Anticoli De Curtis. Allora mi sono detto: Antonio, associati. La moglie, vi presento la moglie, Anna Maria Martucci, Public Relation. Antonio ha detto: io sì, collaboro, perché lui è un fan. Anzi, come l'hai definito? Io ho letto, allora ho prenotato il libro che ha scritto Elena. Ecco, Elena ha scritto questo libro. No, non è il nonno che ha scritto il libro, io non ho scritto niente. Sì, Santino. Senza il centro, no. Sì. No. Allora, no, preciso, io non ho scritto niente, ho solo rieditato diciamo tutte le poesie e le canzoni, sì, di nonno, raccolte in un libro che era già stato editato. Ho fatto diciamo, l'ho arricchito in un certo senso, perché l'ho diviso in vari capitoli, perché naturalmente le poesie di mio nonno rappresentano anche vari periodi della sua vita. Arricchendolo con degli aneddoti, diciamo, su alcune poesie, spiegando il perché la nascita di quella poesia. Questo nasce da un discorso, perché io, ecco, ho cominciato a occuparmi, diciamo, di tutto quello che riguarda il panorama di mio nonno nel 2015, quando mia mamma, purtroppo, insomma, con un pochino di problemi di salute, non poteva più portare avanti determinate cose, per cui io sono, cioè, mi ha passato un testimone abbastanza importante, diciamo, di portare avanti tutto quello che riguarda il suo patrimonio culturale. Siccome, ecco, si conosce molto Totò, perché naturalmente la prima cosa che si conosce è Totò, ma dietro Totò c'è un uomo, e l'uomo è Antonio De Curtis. E attraverso le sue poesie, attraverso le sue canzoni, si capisce anche l'animo di una persona. Tant'è vero che, ecco, di tutte le cose che lui conserva, i suoi carteggi sono praticamente, io ho ritrovato tutte le sue poesie scritte a mano, scritte su delle veline, scritte con la stilografica. Sono tutte cose che oggi sembrano un po' particolari, perché oggi forse chi è che usa più una stilografica? Siamo pochi, oramai siamo passati
a uno strumento che è proprio il computer, per cui spersonalizzante in un certo senso, per cui c'è la sua grafia, ci sono degli appunti a latere, perché poi ci sono anche dei momenti dove lui usa la macchina da scrivere, per cui sono andata a studiarlo, anche perché io sono nata 2 anni dopo la morte di mio nonno, per cui non ho avuto il piacere di conoscerlo fisicamente, lo conosco attraverso mia madre e attraverso mia nonna. E per cui ho voluto fare questa cosa nel 2017 di raccogliere tutte le sue poesie, perché ecco, una delle poche cose, ha detto giustamente, si conosce a Livella ma nonno ne ha scritte 70, come si conosce Ma la femmina ma nonno di canzoni ne ha scritte 50, e per cui era per dare, diciamo, voce a quello che è l'uomo, a quello che è Antonio De Curtis. No, ringrazio tutti voi. Io, bene o male, in Puglia è una regione che mi accoglie sempre molto volentieri, per cui mi fa piacere che oggi siamo qui, insomma, che siamo anche, ecco, tanti, senza un vendaggio che ci nasconde tutto quello che rappresentano le nostre atti sensoriali, per cui, cioè, la bocca, gli occhi, insomma, ci riusciamo a vedere, a parlare abbastanza tranquillamente. Antonio è stato un incontro così casuale, perché un giorno io abito a Ostia e ci siamo incontrati, lui mi cercava, io ho un'attività a Ostia. Lui mi cercava, però non sapeva che mi avrebbe trovato. Da lì è nata, ecco, queste sono anche le cose importanti della vita, nel senso i rapporti che sono, cioè, che ci rendono umani. Per cui questo rapporto è andato avanti, nel senso con gli anni ogni tanto ci sentivamo, lui mi faceva sentire come recitava le poesie, chiedendomi, diciamo, un segno di assenso. E niente, per cui stasera sono qui, mi fa piacere, perché, ripeto, quello che a me interessa è anche diffondere quello che c'è dietro un attore, per cui dietro Totò c'è tante cose che a me mi scuotono, perché comunque leggere le sue poesie sono naturalmente molto, c'è una vena di moralità dietro la poesia di nonno, altre sono simpatiche. Rappresentano tutto quello che è la sua cultura, quello che sono le mie radici, per cui penso che conoscere le proprie radici, da dove veniamo e che cosa siamo, sia importante, per cui vi ringrazio. Dunque, prego, Michelangelo. Aspetta. Allora, buonasera a tutti, ringrazio anche io Lucia e l'associazione intera di avermi dato l'opportunità di essere per questa serata magica per le emozioni, magica per la tradizione italiana rappresentata in questo grande artista. Come ben diceva la nostra professoressa, voglio partire proprio dal suo ultimo concetto, cioè chi era Antonio De Curtis prima di essere il Totò, e quindi chi era per la nipote che non ha avuto modo di conoscerlo direttamente, ma ecco, la poesia è anche questo, la cultura è anche questo, riuscire a conoscere una persona, e ancor più in questo caso una persona di famiglia, attraverso i versi, attraverso delle strofe. Quindi quali sono stati, come dire, i passaggi che poi hanno portato anche a rivisitare, a rieditare i testi del nonno? Mio nonno ha sempre fatto parte della mia vita. È normale che io oggi ho 53 anni, e per cui quando uno è giovane a tante cose non pensa. Per cui poi dopo, naturalmente, con la maturità uno comincia a rendersi conto anche forse chi era Antonio De Curtis a casa. Allora, io penso che gli scritti di una persona sono le parole dell'anima, sono le parole più interne che uno possiede. Attraverso la poesia uno riesce a descriversi in un certo senso, quella parte intima che non si percepisce in un altro modo.
nonno nasce, ecco, in un quartiere che si chiama La Sanità a Napoli, è stato uno dei quartieri forse più poveri che c'è. È stato un bambino che ha vissuto la vita, ha fatto la guerra con la vita, per cui la conosce appieno. Non è stato inizialmente riconosciuto al padre, per cui lui nasce dalla mamma, dalla giovane donna che aveva 16 anni all'epoca quando nasce mio nonno. In seguito, verso i 25 anni, viene riconosciuto al padre, che era un marchese decaduto. Poi dopo si fa naturalmente anche adottare da Gagliardi, De Curtis, per ottenere naturalmente ancora maggiori i titoli che lui già aveva raccolto con il De Curtis, in cambio di un vitalizio con questo Gagliardi. Ma questa bramosia dei titoli non è per, diciamo, un'affermazione di quello che i titoli, per i titoli nobiliari, assolutamente no. Il fatto di essere nato figlio di NN è stata per lui una grande vergogna. Ha subito questa assenza di appartenenza, e questa assenza di appartenenza se l'è portata avanti per tutta la vita. Per cui il fatto di farsi chiamare anche principe, perché lui voleva essere chiamato principe. Ma poi è in contrasto con tutto quello che lui descrive, perché naturalmente lui poi che cosa fa? I nobili li prende in giro, e li prende in giro in maniera assolutamente ironica, anche ancora di più, ecco, voglio dire, miseria e nobiltà. Ma anche nelle poesie qui, cioè, ce ne sono descritte diverse, dove c'è questa, anche ecco, una delle tante a Livella, dove naturalmente lui spiega al nobile che tutti i titoli, dire tutte le cose, non serve assolutamente niente, perché poi alla fine siamo tutti uguali. E, per cui per me è stato importante attraversare tutto quello che riguarda la sua parola, la parola. Perché attraverso la parola è un atto sensoriale. È sensoriale perché ti tocca, è sensoriale perché io sono andata a prendere le veline, per cui c'è questo odore di vecchio, vecchio, ma vecchio con una storia. Per cui tocca delle cose interne proprio di tutti noi. Che dire, che altro dire? Questa è stata la cosa più importante. Ho avuto il piacere anche di aggiungere anche qualcosa del progresso in questo libro, perché in ogni poesia, non tutte, perché non di tutte, sopra ogni poesia c'è un QR code che voi potete vedere con il telefonino, e dietro si sentono le registrazioni con la voce di mio nonno. Ci sono delle poesie che sono state recitate da lui, perché poi soprattutto dopo il 1957, quando mio nonno perde la vista a Palermo, recitando la sua ultima, quando era tornato a rivista, a teatro, a prescindere, non riusciva più a scrivere, per cui cosa faceva? Si registrava. Io ho ritrovato due bobine del suo magnetofono geloso, per cui quando non riusciva più a scrivere si registrava. E ci sono per cui delle poesie che sono recitate da lui con la sua voce. In più ci sono naturalmente, su quello che riguarda le canzoni, alcune canzoni che sono recitate o cantate più che altro da personaggi dell'epoca, per cui è stato anche un discorso per mettere in atto anche, ecco, tante altre, cioè delle cose proprio a livello, un viaggio sensoriale, non è solo la lettura, c'è anche l'ascolto. Per cui io sto lavorando naturalmente sul solco di mamma, perché tutto questo nasce dal grande lavoro di mia madre, che oggi non c'è più perché è andata via un paio di mesi fa, e che mi ha trasmesso questo suo grande amore. Lei aveva un amore estremo nei confronti del padre, c'è stato un rapporto estremamente simbiotico tra padre e figlia, per cui mi ha trasmesso questo amore, per cui io devo, sia per me come perché lo faccio con un grande amore, portare avanti questa cosa, perché comunque rappresenta, Totò ha rappresentato, ecco,
ha trascorso tutto il Novecento, che è un periodo secondo me estremamente importante per l'Italia, perché comunque l'Italia a livello culturale ha dato il meglio di sé nel Novecento, e per cui non bisogna perdere tutto questo grande patrimonio, andrebbe sempre più valorizzato, veramente, assolutamente andrebbe sempre, culturalmente la cultura a volte viene soffocata, non viene portata, invece la cultura è quello che ci libera ogni essere umano, il sapere ci rende liberi, non ci fa avere paura, più siamo ignoranti più abbiamo paura. Ma non parlo perché l'ignoranza non è che per uno potrebbe sapere tanti libri, essere conoscitore di tante cose, parlo anche di crescita interna, per questo è quello che rappresenta la cultura, ci rende liberi. Bene, grazie. Totò, nella sua vita artistica ha sempre fatto vivere a coloro che hanno avuto l'opportunità di conoscerlo sotto le sue varie sfumature questa sorta di altalena e di emozioni e del spaccato sociale, sentimenti, e come ben diceva lui è nato in un quartiere povero, poi ha pensato bene nel suo percorso di maturazione artistica di riprendere, forse mi sono immaginato leggendo la poesia di incarnare la figura del ricco che tutto può, in una poesia che ora Antonio Felice ci onorerà di declamare, tutto può, e quindi dato che tutto può, può comprare anche il sentimento, e poi comprenderà che non è così, quindi la ricchezza è quella interiore, e sicuramente in questo suo percorso ha compreso anche questo, e anche questo è stato monito per i posteri di andare a coltivare quella che è la reale ricchezza. La poesia è Che me manca, se l'ho pronunciato bene. Prego Antonio. Grazie. Vabbè, io sono un grande appassionato di Totò, ormai si è detto tutto, per cui mi piace quando comunque trovo persone che apprezzano anche questo tipo di cultura e le poesie di Totò, che sono tantissime, sono tutte molto belle. Quindi, Che me manca? Tengo il lire, non mi manca niente. Mi posso accattare tutte quelle che mi piace. Una statua d'oro, un vapore argento, palazzo, ville e case in quantità. E chi è più felice di te, mi dice la gente. Si ricche, si guaglione, e che ti manca? E chi stia vero? Non mi manca niente. Solo una cosa mi vorrei accattare. Un cuore. Tutto cuore e sentimento, che mi volesse una montagna e bene, che mi sbattesse in mano per apriezza, contente di me dà felicità. Dipende solo da me, non voglio aspettare ancora. Tu soli hai, a casa è una guaglione. Che ti ha già da per mi accattare sto cuore? Qualsiasi prezzo, di che ti ha già da? Mi rispondette con bella maniera. O cuore non se venne, seriale. Creditemi che io sono sincero. Che lire o cuore non si può cattare. Totò. Grazie. Ora domanda che diventa anche un aneddoto, una curiosità per chi appunto non ha vissuto la famiglia De Curtis. Totò però sappiamo anche che comunque era, come dire, un ottimo conoscitore del mondo femminile. Cosa sa del suo approccio al mondo femminile? E di qui poi Antonio ci declamerà un'altra poesia che richiama questo andare a ricercare questo mondo. Beh, non ho risaputo, è un tombeau de femme, come viene descritto. Per lui la figura femminile è sempre rappresentato una cosa, diciamo, bellissima. Per lui la donna ha rappresentato, era innamorato proprio della donna, di quello che rappresentava la donna. Indubbiamente non si, cioè, anche se apparentemente diciamo, non era un bell'uomo, però aveva un fascino incredibile, per cui ha avuto, diciamo, molte storie, nonno, cioè, da giovane,
Ma di storie importanti della sua vita ci sono tre donne importanti che hanno attraversato la sua vita. La prima è Liliana Castagnola, che io definirei, diciamo, l'amore quello passionale. Poi c'è Diana Rogliani Bandini, che è mia nonna, che è l'amore, diciamo, quello dove tu poi costruisci una famiglia. E poi c'è Franca Faldini, che è la donna che lo accompagna fino alla fine della sua vita. Poi naturalmente c'è la madre, che rappresenta una figura un po' anche conflittuale con lui. E poi mia madre, per cui la figlia. Allora, le donne, cioè, ecco, mio nonno raccontava un aneddoto, sono rimasta abbastanza, e penso che abbia anche ragione. Lui diceva che quando lui partiva nelle tournée, ma all'inizio, quando ha iniziato a fare teatro, quando si portava gli abiti, diciamo, appresso, lui diceva che l'abito maschile, tutto sommato, per una fine, è anche un po' triste, perché è monotono, cioè giacca, pantalone. E lui si portava sempre spesso o una vestaglia di seta o delle scarpe con il tacco, che metteva dentro l'armadio, perché gli davano un senso di felicità, perché insomma era la controfigura che lo faceva sentir bene, il fatto di avere un abito femminile dentro l'armadio, insomma. E lui, cioè, naturalmente io mi ricordo, cioè, quello che mi racconta mia nonna. Io sono sempre stata affascinata da questa storia d'amore fantastica che nasce, ecco, mia nonna aveva 16 anni quando conosce mio nonno, lo incontra a Firenze, perché mia nonna è toscana, anche lei ha una storia analoga a nonno, perché anche lei è figlia di un rapporto extraconiugale della madre con un generale dell'esercito. E per cui mia nonna, diciamo, ecco, viene portata a teatro dalla sorellastra, diciamo, che era sposata con un attore all'epoca, per cui la portarono a vedere uno spettacolo di nonno e gli presentarono, cioè, questo attore conosceva mio nonno, per cui gli presenta questa ragazza. E tra di loro nasce una chimica subito, tra uno sguardo e un altro, però insomma in quel momento non è che gli diede tanto peso. Mia nonna era una grandissima, gran bella donna, anche a 16 anni era una ragazza, come dire, che aveva era come se fosse, cioè, un magnete proprio, come che attraeva, insomma. Per cui, dopo che lei rientra in collegio, nasce un rapporto epistolare tra lei e mio nonno, fino a che lei non scappa da collegio e lo raggiunge a Roma. Naturalmente lì era minorenne mia nonna, per cui naturalmente la madre denuncia mio nonno, però insomma poi le cose si misero a posto, perché lui praticamente espose le sue buone intenzioni di sposarsi, tanto poi che loro si sposano più in là, naturalmente nel 33, quando poi nasce mia madre. Ma è stato veramente un grande amore tra loro, un amore molto conflittuale, che poi ha portato poi dopo, ecco, alla separazione. Ma questo perché nonno era anche molto geloso, perché addirittura con mia nonna, ecco, quando lui si recitava a teatro, lei la chiudeva in camerino, perché aveva sempre paura di qualche sguardo di qualcun altro che gli toccasse, diciamo, la sua cosa più preziosa che lui avesse in quel momento. Naturalmente poi dopo, questa storia si interrompe, ci fu una lite abbastanza forte tra loro due, dovuta, perché all'epoca mio nonno, cioè mia nonna e mia madre frequentavano Capri, nonno stava, recitava a Roma o stava in tour, insomma, all'epoca c'era anche i rotocalchi, hanno cominciato a tirare fuori varie storie, tra cui quella con la Silvana Pampanini, e anche a nonno riceveva delle telefonate dove dicevano che mia nonna c'era qualcuno che era un pretendente nei confronti, insomma, che c'era un uomo che gli faceva la corte, insomma. Tutte queste cose che poi possono succedere assolutamente in un rapporto. Cioè, vabbè, una sera mia nonna si arrabbia, gli dice: ma che cos'è questa storia con la Pampanini? E lui dice: no, ma niente, insomma, lei gli ha detto, cioè, vabbè, sai che c'è, basta, io me ne vado. E mia nonna fece le valigie e se ne andò.
Dopo un periodo, insomma, diciamo di un po' così, le cose poi si riappianano perché naturalmente c'è una figlia di mezzo, insomma. E da lì nasce questa, cioè la canzone Mala Femmina, cioè una prima che è nemica, che è la prima che lui scrive. Dopodiché scrive Mala Femmina. Mala Femmina è una canzone che credo abbia avuto, ha avuto un enorme successo non solo in Italia ma anche all'estero. Ma il suo grande gesto nei confronti di nonna fu che una sera così gli disse: ma io ti devo fare un regalo, ti ho comprato una casa. Come mi hai comprato una casa? Dice sì, perché tu sei stata la mia musa ispiratrice, perché Mala Femmina è dedicata a te. E per cui con i diritti di Mala Femmina ti ho comprato una casa. Questo è anche un po' per sfatare quello che è stato una leggenda che si dice che fu scritta per la Pampanini. No, è stata scritta per mia nonna, anche perché c'è una dedica a lei, che si chiama, lui la chiamava Mizzuzzina, nonna, che era un modo dolce per chiamare la sua amata, ecco. Su questo, cioè, ecco, oltre a Mala Femmina, c'è cioè una poesia che lui chiama, che si chiama Vita Mia, che è dedicata a mia nonna. Ho bisogno di vederti tutti i giorni, vita mia, ho bisogno di sentire quella dolce melodia, quella musica oppiata che mi inebria, che mi nuoce, quella musica drogata che mi piace. La tua voce, la tua bocca profumata, fresca come le viole, primavera di sorriso, luminoso più del sole. Le tue mani delicate, che baciare è una delizia, son di rose vellutate, son profumo di letizia. Il tuo fascino in catena, creatura sovrumana, più che donna sei sirena, o magnifica Diana. Ho bisogno di sentire tutti i giorni la tua voce, quella musica drogata, che mi piace e che mi nuoce. Era molto innamorato di Diana. Era molto innamorato, ma come tutte le persone, ecco, quando dico che poi i rapporti, quando uno, cioè ci sono questi rapporti quando uno non è più compatibile, però c'è un amore, c'è un qualcosa che si è costruito dietro. Anche se uno poi si allontana, ma non c'è quel sentimento, resta un sentimento di grande affetto comunque, se no non potevano, cioè non poteva essere la persona che lui è stato. Comunque l'altra cosa, cioè, mi farebbe piacere, una cosa che tendo, cioè nella sua filmografia, poi nonno, ci sono delle canzoni che sono presenti nella sua filmografia che a volte uno non sa che sono sue. Carmè Carmè, Quando hai vent'anni, cioè Margherita nell'Allegro Fartasma, per cui quando se vi imbattete in questi film prestate attenzione, perché a queste canzoni sono canzoni che sono state scritte da mio nonno e che sono, ecco, come dicevo, presenti anche in alcuni suoi film, tra cui c'è una poesia bellissima che forse ve la dirò a chiusura della serata, che io la metto allo stesso piano di Alevella, che è La preghiera del clown, che hanno fatto due dipinti perché il clown è un'altra figura, nonno, ecco, il clown era una figura a cui lui era anche molto affezionato, perché dietro, infatti, il clown nasconde sempre una lacrima dietro quel viso per far ridere gli altri. Ed era quello che lui rappresenta poi, infatti lui è un uomo mascherato da clown, insomma, in un certo senso. E per cui vi porto, andiamo avanti con... Ecco. Antonio, se fossi un augello. Non siamo ancora pronti, no, non siamo preparati per la canzone. Rosa Maria Vinci. Aspetta, non sono ancora... Facciamo... No, ora facciamo il secondo stacco e poi... Sì, quest'altra poesia che appunto lui dedicava a Diana. Si fosse un uccello. Si fosse un uccello, ogni mattina vorrei cantare goppa a fenestra toio, buongiorno amore mio, buongiorno amore.
e poi vorrei volare un coppia di capelli. E piano piano, come una carezza, con sto boccuccia così piccirello, ma te mangiasse dei vasi a pezzichelli, se fosse una canaria o una cardilla. Totò. Del nonno, sia quando parla del nonno che Antonio legge, anzi declama la poesia, la vedo molto emozionata, molto emozionata, ed è una cosa bellissima questa, emozionarsi. Infatti ora, vedi Luci, non ci siamo messi d'accordo, però hai colto, perché io mi domandavo, l'emozione che può riportarti nel cuore, no? Questa figura, quella che più veramente ti colpisce giorno per giorno e nella sua conoscenza avuta magari quando già i primi anni appunto non eri neanche in Italia, giusto? È più quella dell'artista, e quindi in realtà l'artista è patrimonio di tutti, non soltanto della famiglia De Curtis, o quella dell'uomo, di Antonio? Beh, allora è di entrambi in un certo senso, perché quello che l'artista, cioè se la cosa che ecco, l'emozione che passa fortissima è anche il suo pubblico, le sue persone, gli sguardi delle persone, che anche oggi stiamo parlando di 55 anni della sua assenza. Quando si parla di nonno o le persone, tutti sono, è una persona che fa parte della loro famiglia. Per cui questo affetto enorme per una persona vuol dire che è una cosa, è la cosa più importante, forse quella che lui ha lasciato, è questo affetto che tutti hanno per lui, ma cioè, attraverso diciamo tutta la sua filmografia, perché quello che gli ha dato forse più riscontro è naturalmente la filmografia, perché naturalmente al teatro pochi sono stati fortunati, diciamo, a vederlo a teatro. Poi si conosce Totò, lo si conosce attraverso il cinema maggiormente, e per cui se è rimasto questa sensazione di affetto vuol dire che quello che tu hai dato è una cosa importante. Quello che ti voglio dire, oggi la tomba di nonno, quando io ogni volta che ci vado, ci sono sempre andata, però si trovano delle cose molto particolari. Ci sono dei bambini che lasciano delle caramelle, ci sono delle persone che hanno lasciato le sigarette. Non solo, mia madre col tempo ha dovuto lasciare dei quaderni, perché ognuno lasciava un pensiero, perché veniva scritto prima sul marmo della tomba di nonno, e poi per evitare che la cappella si riempisse di hieroglifici tutto intorno, ha lasciato un quaderno, e andare a leggere quello che le persone scrivono è toccante, comunque una cosa abbastanza, per cui questo mi arriva perché è una persona che ha saputo toccare certe corde di ognuno di noi e continua a toccarle, perché a distanza di 55 anni la sua filmografia non è, come dire, non è che anacronistica in assoluto, perché lui è riuscito a prendere tutte diciamo i nostri, ogni essere umano ha delle debolezze positive e negative, anche, ma anche quelle negative di ogni essere umano lui le ha rese pubbliche con una forma di ironia, per cui cercare di autoironizzarsi su delle cose negative che ognuno di noi può avere è una cosa, cioè è una gran cosa, perché sennò diventa cioè vivi tutto male. Non solo, insomma, è riuscito comunque a questo grande sentimento, che non è solo, è l'amore che lo muove, perché la cosa più importante per lui era cercare di dare qualcosa all'essere umano, e non è solo nella parte di fare la sua generosità sta anche nel regalare le risate che lui ha regalato e che continua a regalarci, perché per lui il suo compito più grande era questo, rendere a ogni essere umano questo senso di gioia.
A proposito dell'ironia, no? È difficile, è difficile. Io quando mi documentavo su Antonio De Curtis, no? Mi sono piaciute molto le vostre interviste, mamma e figlia, dicevano che il papà era solito la sera entrare in una stanza che loro chiamavano pensatoio, no? Lui, io mi sono rivista anche io, no? E allora lui, ho pensato io, no? Era solito forse anche pensare a come comportarsi bene con gli altri nel caso dovessero succedere degli avvenimenti un po' difficili anche, che ad esempio mi colpisce molto quando Totò fu bullizzato, diciamo così, no? Da alcuni compagni di scuola perché indossava un paio di pantaloni ricavati dal vestito della mamma, la mamma stessa l'aveva cucito. Lui con l'ironia, ecco, questo è un grande problema ai tempi d'oggi, lui con molta ironia è riuscito a fare delle mossettine, no? E ad accaparrarsi la ricchezza degli applausi dei compagni, e sono diventati amici. Oggigiorno, quando succede un bullismo, specialmente come ne sentiamo tanti, no? 14-15 anni, magari si nascondono, si chiudono, si uccidono, si suicidano, no? E invece lui ci dice che con l'ironia ci possiamo salvare, ma non solo dal bullismo. Io, per esempio, devo dire che non ci riesco. Non riesco a essere ironica. È una gran bella cosa l'ironia. No, purtroppo non ci riesco. E devo fare dei passi da gigante per riuscirci. Concludo semplicemente con una... No, è solo un pensiero conclusivo. Tutto quello che hai detto per ultimo sulla figura di tuo nonno e quello che è l'emozione e gli insegnamenti che è riuscita a trasmettere a tante generazioni si racchiude in un'unica parola che identifica tutto: l'immortalità di un essere umano. Gentile è presidente, è qui presente come presidente della giuria quando riguarda il concorso letterario. Gli altri componenti li ho presentati prima, e dunque ci parla del lavoro letterario, però in genere. Io l'ho invitata proprio per questo motivo, per dire in genere cosa ne pensa lei come presidente della giuria del lavoro letterario. È stato svolto. Grazie. Buonasera a voi tutti e benvenuti a questa 12ª edizione del Festival Internazionale delle Emozioni, fortemente voluta dal dinamico staff operativo dell'Associazione Arte Emozioni, diretta dalla vulcanica propositiva presidente Lucia Torricella, in strettissima collaborazione con la giovane, impegnata, colta, preparata, lungimirante amministrazione comunale, che si è recentemente insediata e che è consapevole dell'opportunità di trarre humus vitale dalle nostre radici identitarie, per poter così tendere a un futuro migliore, ricorrendo al valido apporto di artisti, poeti, esperti in arte informatica e altri talenti, per far così eccellere la cultura, esaltando la vocazione identitaria di una città come Martina Franca, da intendere come città di arte, di ricerca creativa e certosina di bellezza, atta a veicolare messaggi di valori eterni, trasmessi in eredità sino a noi da avi operosi,
appartenenti a una nobilissima civiltà di contadini e artigiani, portatori di una saggezza greca e romana tramandata di generazione in generazione, e che nei momenti di ozio da un duro lavoro sapevano mutarsi in esperti musicisti e soprattutto profondi poeti della natura e della storia, ma anche dell'amore. I nostri avi non trascorrevano serate balorde, ma sapevano intercalare momenti di lavoro a quelli in famiglia, e negli intervalli di riposo si dedicavano anche a musiche, raccontavano i loro ricordi, facevano imparare tanti proverbi e modi di dire che arricchivano di saggezza coloro che erano accanto per apprendere i vari lavori, poi innamorarsi di essi ed esprimere sempre meglio i loro grandi sogni di bellezza. Per loro l'empatia, l'accoglienza, il prendersi cura amorevole dei deboli, la cortesia, la puntualità, il rispetto soprattutto della parola, erano doveri irrinunciabili. Ebbene, proprio questo festival si è rivelato simile a gioioso e non competitivo incontro internazionale di talenti. Letterari, poetici, artistici, informatici, capaci insieme di contagiarsi a vicenda di emozioni positive e impegnarsi nel seminare empatia, resilienza, voglia di maggiore umanità. È per questo che l'evento odierno è doverosamente dedicato a Totò, perché è stato profondo conoscitore e interprete dei vizi e delle virtù degli uomini, sia nobili che popolani. Si è rivelato come importante crogiolo internazionale proprio di questo impegno collettivo volto a dare vita a un radicale e direi epocale mutamento di rotta dell'attuale modo di percepire la realtà, con atteggiamenti demotivati, fragili, timorosi o troppo arditi, tanto da affrontare situazioni pericolose, a volte suicide. Ebbene, la commissione giudicatrice è stata concorde nel privilegiare come modelli da seguire dipinti, poesie, video, scritti letterari realmente creativi, originali, fluidi, interessanti, capaci di evidenziare situazioni di rispetto, di dialogo costruttivo, di oblatività, di capacità eroica, direi, di andare controcorrente, evitando di essere violenti, gregari, ipocriti, bulli, per mascherare così le fragilità, unendosi in branchi e facendo del male ai più deboli. Ma sono stati privilegiati dalla Commissione brani volti a saper nullificare ogni pulsione negativa, volta a scardinare ponti tra anime, con abile e maturo tatto diplomatico. Pertanto, voi tutti siete da premiare. Perché? Perché ognuno di voi ha dato la propria musica d'anima. Ha fatto in modo brillante la propria parte, dando vita a una meravigliosa sinfonia di pace. Ognuno di voi ha saputo evidenziare la mirabile personalità sia artistica che umana di Antonio De Curtis. Ma tutti insieme avete saputo riflettere a fondo sulla vera essenza e riconoscimento delle pulsioni negative, da imparare molto presto a saper riconoscere per poterle sradicare, così come si fa con le erbacce di campo.
distinguendole da quelle positive, da dover riconoscere anche per poterle privilegiare, perché esse non si ritorcono mai contro la vita, ma ci aiutano a riappacificarci con la bellezza insita nel tempo della vita, che è molto limitato, e credere di più nei talenti incastonati in noi e nel prodigio magico della nostra multiforme creatività, che ha bisogno di essere alimentata di bellezza sin dalla più tenera età, per generare interessi, per creare amore, anche per un lavoro capace di porre in connessione razionalità con le emozioni, bandendo volgarità, offese, terrore, amore per i delitti perfetti e un male inteso potere volto a costruire e utilizzare soltanto ordigni terrificanti che non risolvono affatto alcun problema, ma distruggono generazioni di agricoltori, devastano terre che a lungo andare non produrranno più grano. Tanti tra voi, negli scritti, hanno chiaramente detto che potremo contribuire a far sorridere tanti che ci sono attorno, con volti bui, tristi, delusi, pensosi, ritornando, se necessario, non solo a canzoni e danze tramandate dai nostri padri, come la bella tarantella, quindi allegre, prive di malinconia, di esortazioni a delinquere, ma capaci di dar vita a un'ironia sana, saggia, accompagnata dall'eco di espressioni ricche di saggezza, ricche di amore e non di odio, e ricorrere poi a monologhi che sollecitino a risate che siano catarchiche come quelle che suscitava l'indimenticabile Totò. Ebbene sì, con le vostre opere ci avete chiesto risate che tornino ad essere contagiose, liberatorie, coinvolgenti, capaci di sdrammatizzare ogni problema, dando luce a ogni più opprimente, pericolosa oscurità e dissolvendo come per magia enigmi, rassegnazione, angosce esistenziali. Anche dai paesi stranieri e da molti paesi sono pervenute opere capaci, anche grazie a poetiche traduzioni, che si sono rivelate consone a smuovere il cuore, a serbarlo giovane, destandolo dal devastante torpore del conformismo che ci stordisce con falsi sentimentalismi, poca attenzione o nessuna attenzione al mondo della sanità e a quello scolastico e la pseudovalorialità assegnata a sport, a potenza e potere e a quella pubblicità eccessiva che interrompe il sorgere, manifestarsi e sedimentarsi di emozioni positive, creando un allarmante analfabetismo spirituale molto più pericoloso di quello strumentale. Quindi, per concludere, siamo orgogliosi di poter affermare che questo festival abbia corrisposto in pieno al fine volto a farci crescere in umanità, lasciar memoria dell'io più critico, sensibile e profondo, con tutti i suoi enigmi, chiusure esistenziali, meandri interiori e il nostro mal di vivere, ma abbia anche contribuito ad accrescere un alone di interazione positiva e sincera amicizia tra tutti i concorrenti. Un'amicizia creativa, priva di competizione, che ci ha aiutati a farci distaccare dal bianco e nero della realtà, calandoci in un mondo più a misura d'uomo e di donna e non di robot, refrattario a emozioni e tenerezza, ma capace di aver curiosità, alimentare creatività, saper realizzare dei sogni sovranazionali
che si uniscano in una sorta di valzer ricco di colori, di fantasia, di speranza, per affrontare con consapevolezza paure e desideri, senza ricorrere mai ai delitti perfetti. Avere tra noi stasera la nipote di Totò è quindi motivo di grande dovuta gratitudine, ed è per tutto questo che i membri della commissione giudicatrice delle opere pervenute hanno ideato, nel ricordo di Totò e nell'obiettivo del pensiero positivo, il premio speciale Iridescenze di emozioni e il premio Giuria, individuando autori che abbiano contribuito, come tanti tra voi, a invertire in modo decisivo la tendenza deviante volta a diffondere ancora semi di odio, di offese, di istruzioni su come fare delitti perfetti. E allora, gli autori prescelti invitano con le loro opere a non inseguire mete di successo facile o di un guadagno abnorme, privo di un lavoro duro, ma ci suggeriscono che grazie a lavoratori da far sorgere in vari quartieri cittadini vengano creati, appunto, vengono create delle opportunità per potersi innamorare di attività manuali, mettendo in connessione il pensiero creativo con la materia, resistendo agli incantesimi di sirene aberranti di devianza, incantesimi volti a causare morte e non vita, distruzione e non bellezza, distruggendo certezze, togliendo fondi a ospedali e scuole e seminando bombe invece di grano. Anche i video e i saggi letterari premiati si sono rivelati ricchi di splendide immagini e di denunce di inutili e prolungati eventi bellici. E allora, non ci resta da dire che è necessario per noi tutti tornare a imparare a far riecheggiare alta, nitida, la contagiosa risata liberatoria che smascheri finalmente ogni debolezza, volta a deviare dalla retta via e fare una risata simile a quella che suscitava in noi il grande Totò, anche quando eravamo molto piccoli. Una risata capace di risolvere con saggezza, in modo arguto, mai offensivo, ogni problema, donando luce all'oscurità più opprimente, quale quella che ci imprigiona e non ci aiuta a dissolvere come per magia ogni angoscia. Possiamo ben dire che stasera, per la 12ª edizione consecutiva, grazie allo strenuo ma luminoso impegno operativo dell'Associazione Culturale Arte Emozioni, della sua creativa e coltissima presidente Lucia Torricella, dall'attivissima amministrazione comunale, e soprattutto è doveroso dire il nostro grazie alla magia profusa da ognuno di voi, per esprimere la gioia di aver potuto conoscere tanti dei vostri meravigliosi talenti, che vi rendono autentici cavalieri e dame dell'arcobaleno, delle belle emozioni, perché ognuno di voi contribuisce efficacemente a trasmettere valori positivi. E per questo vi facciamo un doveroso, prolungato applauso. Grazie. Noi lo facciamo a te, Teresa. Dunque, ora ci sarebbe uno stacco musicale, però prima invitiamo a parlare lo storico dell'arte Filomena Chiara Di Renzo, perché lei viene da Lanciano e deve andare via. Ringrazio la socia onoraria Filomena Chiara Di Renzo, cara mia amica, che quest'anno ha collaborato come tutti gli anni con la nostra associazione, dando sempre un contributo, redigendo delle recensioni eccezionali delle opere pittoriche, sempre puntuali e precise, frutto di ore di lavoro e
di grande preparazione. La professoressa Chiara Di Renzo è docente di storia dell'arte presso il liceo Galileo Galilei di Lanciano. Ha conseguito la laurea in architettura e successivamente la laurea specialistica in storia dell'arte, metodologia, gestione e conservazione del patrimonio storico-artistico presso l'Università degli Studi del Munzio di Chieti, Pescara. In qualità di presidente dal 1999 al 2006 dell'Associazione Amici della Musica Fenaroli di Lanciano, riceve da Sua Santità Giovanni Paolo II il 7 novembre del 2000 presso l'Aula del Sinodo in Vaticano il premio delle Pontificie Accademie Nobel alla Cultura per la divulgazione didattica nel mondo. Sempre durante il mandato di presidenza con la Fenaroli, organizza nel 2001 a Lanciano, in collaborazione con l'Università degli Studi di Chieti e dell'Aquila, il convegno nazionale Lo spazio della musica, flessibilità e nuove configurazioni spaziali, a cui lavori partecipano l'Università della Tuscia, l'Università Federico II di Napoli, l'Università di Catania, i comuni di Bologna e Parma, la Sovrintendenza dell'Abruzzo ed importanti istituzioni internazionali di Londra e Amsterdam. Ha tenuto un corso di storia dell'arte per il FAI, Fondo Ambiente Italiano, e di altre, per altre istituzioni culturali. Ha pubblicato vari libri, tra cui Affinità selettive, quando la poesia incontra l'arte, casa editrice Carraba, nel Lanciano, 2013, prefazione del romanzo Don Giovanni Altavilla, il poeta dell'amore, di Matteo Summa, il professore qui presente in sala, casa editrice Carraba, Lanciano 2011, e analisi critica dei dipinti di Umberto Nardella presenti nel libro di Gina Palmieri, E penso di un'anima, e tanto altro. Quindi ora cedo la parola alla cara amica Filomena Chiara Di Renzo. Grazie per essere qui stasera. Grazie, grazie di accogliermi come ogni volta e mi scuso per aver fatto un attimo modificare la scaletta, ma ho avuto un messaggio e avrei urgenza di rientrare in Abruzzo. Non sono qui per parlare di arte, parlare di un personaggio poliedrico eterogeneo e non pensavo che la mia amica stilasse il mio curriculum perché non è quello che interessa, ecco, e vi potrebbe interessare. Allora, ho visionato le opere e con molta attenzione e ancora una volta mi è parso di incontrare in un percorso così particolare proprio una serie di composizioni eterogenee. E abbiamo visto, stiamo parlando e io ho osservato con molta attenzione quello che appunto la nostra amica ha detto. E dunque il personaggio Totò è tutto, è l'universo. È l'assoluto, non esagero a dire questo, e tanto mi dà tanto perché l'ho intuito anche attraverso le vostre opere. E sono innanzitutto un exploit di trattazioni cromatiche e luministiche. Quando parliamo di cromatismo e parliamo di colore, parliamo di gestione della percezione visiva. Prima ancora che focalizzare delle immagini, noi abbiamo delle percezioni attraverso il colore. E perché? Perché esiste un meccanismo scientifico e percettivo della retina, per cui noi man mano che osserviamo, intuiamo, anch'io perché ho anche un po' di miopia da lontano, ma intuisco il fucsia, l'azzurro, il celeste, il bianco. E poi vado alla definizione del dettaglio, se ci vado. Ma quello che vi voglio dire, che un primo impatto, una prima lettura analitica delle opere, mi ha impressionato la capacità degli artisti di gestire, di giocare con i colori in modo assolutamente passionale, ma direi anche con una capacità di accostamento di non facile incontro. Inoltre, in tutto questo discorso, che cosa sono venute fuori? Sono venute fuori
degli elementi che rimandano all'arte del Novecento. Prima si parlava di quanto il Novecento fosse stato fucina e ricchezza di cultura, ed è vero. In campo artistico, mentre noi siamo abituati a tutto sommato apprezzare un Caravaggio, apprezzare un percorso manierista o settecentesco o il grande Rinascimento italiano, ma non ci rendiamo spesso conto, e non per colpa nostra, molte volte sono i percorsi didattici penalizzanti in questo senso. Io abolirei i manuali di storia dell'arte, perché danno una percezione distorta dell'arte. L'arte ha un suo percorso che si ripete nel tempo, si ripete nei vari momenti, perché l'uomo è uomo sempre, con le sue sensazioni, le sue crisi, le sue gioie, le sue identità. E di conseguenza, se c'è qualcosa di interessante, proprio a livello sperimentale, a livello rivoluzionario, è nel Novecento, dove si parte da una serie di riferimenti accademici, ahimè, per poi invece sfociare in situazioni assolutamente imprevedibili. Pensiamo, perché accenno a questo? Perché certi elementi li ho riscontrati nei dipinti. Ci sono momenti macchiaioli, ci sono momenti divisionisti, ci sono stati alcuni dettagli che mi hanno impressionato. Ora, chiaramente, per ovvie ragioni non vado nello specifico, ma questo poi riserveremo, per questo riserveremo tempo al finissage, quando così produrremo le analisi critiche che spero apprezziate. E dunque, però ci sono stati dei momenti in cui ho percepito proprio la capacità divisionista di alcuni artisti, cioè la capacità di gestire l'immagine non attraverso un costrutto grafico, ma attraverso un accostamento, una percezione di filamenti, cioè la realtà diventa composizione e scomposizione, diventa compromesso attraverso il disegno, che è quasi inutile soprattutto in certi contesti, ma diventa essenziale invece la luce e il colore. La luce gioca un momento fondamentale, chiaramente, perché pure in situazioni bidimensionali, quali sono le tele che abbiamo trovato, invece si è riuscito a cogliere dei concetti, dei momenti volumetrici, tridimensionali, e questo grazie alla gestione dei chiaroscuri, grazie a delle luci sapientemente trattate, quasi mai frontali, sempre radenti. Una luce più radente e più ci crea tridimensione, più ci crea volume. E in tutto questo che cosa non è mancato? Non è mancato l'aspetto onirico. Beh, non c'è niente di più realista di tutto ciò che è sognato, perché il sogno e la realtà si contrappongono in apparenza, ma poi si fondono. Noi sogniamo ciò che nell'inconscio ci appartiene, quindi ciò che la nostra realtà percettiva ha assorbito e diventa sogno. Ecco, nel percorso che avete portato avanti, c'è proprio questa grande capacità. Insomma, ho trovato la sintesi di tante cose, e la sintesi della vita è quella stessa sintesi che abbiamo trovato poi nell'universo di Totò. Ci hai parlato un po' dell'ultima scienza, neuroestetica. Bravissima. Poi magari nel futuro faremo un convegno, l'abbiamo già fatto, però faremo un altro convegno. Il rapporto che c'è tra il cervello dell'artista e l'arte. Bene, ora c'è uno stacco musicale. Chiedo scusa, Lucia, io starei proprio 5 minuti e non abbiatemi se vado, perché ho urgenza di partire, vi chiedo scusa. Il primo ottobre ci vedremo per intero. Sì, il primo ottobre.
ottobre, dove ci sarà la cerimonia finale, dove saranno distribuiti i premi, perché la pittura, anche se non è un concorso, non lo facciamo mai noi come concorso, vero Gabriella? Però è una mostra dove premiamo tutti, e chi è più bravo, chi è meno bravo, tra di loro percepiscono altre sensazioni, un'altra cultura diversa dalla loro, per cui si cresce sempre. Quindi ci rivedremo per le analisi, sì, critiche il 1 ottobre. Lei ha fatto tutte le analisi critiche, sono già riportate sul foglio uso pergamena, i diplomi di partecipazione. Ecco, io vedo la maggior parte sono pittori che ci sono qui, anche che hanno scritto poesie. E quindi vi ringrazio ancora per questa bellezza di questa stanza, per la vostra presenza. Ora uno stacco musicale, prego. Questo è un brano dedicato al Totò sconfortato, teatrante, quando non aveva un soldo in tasca e niente, si disperava un po'. L'ho scritto pensando a lui quando mi sono affacciata alla sua biografia tramite appunto il progetto che Lucia ha presentato. La dottoressa Rosa Maria Vinci fa parte dell'Accademia, è stato fino all'anno scorso la presidente dell'Accademia di Acutez, l'ho detto bene? Io sono martinese però non riesco a pronunciare bene il dialetto, e quindi l'abbiamo invitata per collaborare in questo progetto. Ci vogliono le collaborazioni, ci vogliono. Allora, vero? Per non millantare nulla, non sono dottoressa, nel mio campo sì, perché comunque sono una stilista, sono produttrice del tessile, però non sono dottoressa, non millantiamo nulla. È un'imprenditrice, brava, è scrittrice? E grazie. Poetessa. E questo brano l'ho fatto insieme ad Antonio Felice e al professor Santino Mandolla. Che vedete qui. Pitagramma da teatrante, fatta di sogni e speranze. Sono un personaggio errante, senza denaro e senza sostanze. Su questa lunga strada, sotto a sta pioggia battente, proprio ora si dirada la mia voglia di lottare. E chi me l'ha fatta fare? Ho scelto il palco, ho sbagliato. Potevo restare militare, mi sarebbe bello che sistemato. Cammino lesto e sconsolato, con le suole rattoppate, un cuore son bagnato, molo tutto e te saluto. Ma che faccio? A rovacche, ma così, all'improvviso, tenghe toppe all'ivrache, m'è morto perfino sul riso. Con sta vita da teatrante, faccio fama sulla mente, ma che tengo da sta capa, non si può campa così. Vitagramma da teatrante, fatta di sogni e speranze, sono un personaggio errante, senza denaro e senza sostanze. Su questa lunga strada, sotto a sta pioggia battente, proprio ora è tornata la mia voglia di lottare. L'arte è la mia vita, non ci posso rinunciare, potevo restare militare, è stato meglio cambiare. Cammino lesto e vado avanti, con le suole rattoppate, ho languore e son bagnato, ma felice e fortunato. Thank you.
Bravissimi. Ora vi presento che dicevi? Michelangelo. In questo contesto anche Gabriella ha avuto il grande piacere di comporre una poesia a tema del nostro grande artista e mi ha chiesto, quindi ho l'onore di leggere il suo componimento. L'arte in Totò. Arte che scaldi il cuore e dispensi perle di saggezza. Arte che proponi rinascita e valori distrutti. Fantasia, ironia, parodia. Arte che ci conduci in luoghi inesplorati, senza spazio né tempo, e ci guidi in giornate buie nel sacro luogo dell'amore, per riflettere, pensare e amare, e poi navigare con la tua luce nel cielo nebuloso e limpido dell'esistenza. Immenso Totò, questa è la tua arte, è musica, è vita, melodia dell'eternità. Maria Gabriella Casavola. Brava. Ora invito la maestra d'arte, l'artista, la grande artista, la chiamo io, Rita Protopapa, che ha partecipato a questa mostra, però facciamo omaggio a lei di un omaggio, le diamo un omaggio, quindi vorrei che lei ci dicesse qualcosa. Grazie a tutti, sono qui stasera, grande emozione per noi tutti, per la presenza qui della nipote del grande Totò, e quindi come faccio di solito mi piace omaggiare, rendere appunto ancora più importante l'evento con un mio omaggio che donerei in questo momento. Prego. Allora, vi spiego com'è nato. Noi faremo tramite un maxi schermo, stasera non è possibile perché fa molto vento e quindi lo faremo domenica, dunque l'esposizione tramite un maxi schermo fuori di tutte le opere pittoriche. Quindi. Allora io ho invitato i miei soci e anche Rita Protopapa a fare un piccolo spot pubblicitario, e allora lei in questo spot dipinge, in ultimo si vede questo bellissimo Totò, e che pure è giovane, eh? E allora mi sono detta ora, lo devo dire ciò che è successo. Grazie, niente, quindi porterà a casa tanta arte e le nostre emozioni, arte e emozioni, grazie a voi tutti. Ora, Rita, prima ci dici tu qualcosa? Cosa devo dire? Niente. Comunque io in tema, poiché siamo in tema di omaggio, anche noi facciamo un piccolo omaggio ad Elena, è una targa, a Elena Anticoli de Curtis, per la preziosa presenza, indice di affinità col grande animo di Antonio de Curtis. Perché io ho letto le tue interviste e tu dici che anche se non ho conosciuto il nonno, mi rivedo tramite i pensieri e i detti di mamma sua, e mi rivedo
come l'anima di Totò. E quindi io con queste parole ho fatto questa targa, ho fatto imprimere, non l'ho fatta io, per la preziosa presenza, indice di affinità col grande animo di Antonio De Curtis. Grazie, grazie. Promotrice di nuovi ed effervescenti talenti. E purtroppo lo storico dell'arte è andata via. Peccato, avevamo, è il primo, diamo il primo ottobre. E poi c'è un'altra targa, ecco, Rita Protopapa, l'omaggio, te ne sei andata, vieni, vieni qui, vieni. A Rita Protopapa, grande maestra d'arte, equivalente a grande donna, che dona la sua anima nei rapporti interpersonali, la nominiamo socia onoraria. Io non appena l'ho conosciuta. Aspetta, devo tirare la targa. Sì. Grazie. Ok. Manuel. Va bene. Ora. Lucia. Il piccolo omaggio. Sì. A lei. Vieni Antonio. Ah. Grazie, bellissimo, le rose rosse. Amatissima Teresa Gentile. E peccato Filomena. Rosa Maria. Vanno fuori, credo. Rosa Maria. Il video. Sì, sì, sì. Prego. Bella, no Rosa? Grazie. Bellissima, la rosa come il tuo nome. Adesso il video facciamo la sì, poesia. Ora ascoltiamo un video su Totò, una videopoesia su Totò, scritta e declamata da Anna Maria Martucci, nonché moglie di Antonio Felice. Buonasera a tutti. A Totò, del sorriso il principe. Pregevole e sopraffino, gran maestro virtuoso, con stile semplice la malinconia e il peso del tempo triste degli uomini hai alleggerito. Di miseria sai cos'è la vita, di nobiltà oltre i titoli ne hai pieno il cuore. Estroso ed originale, uomo di spettacolo, non sempre apprezzato, a volte incompreso. Povero chi la tua grandezza non ha saputo cogliere. Di gioie e di dolori, di amori e gran passioni, di tristezze e gran sorrisi, questa, la tua vita, la migliore opera d'arte. Hai profuso il tuo estro in scene esilaranti, di comicità, piene di senso umano, rallegrando i nostri attimi, gli attimi di dimenticanza, la felicità. Atti di generosità, impregnati di riconoscenza e gratitudine alla vita, di una benevolenza appagata per i più bisognosi e meritevoli. Tutto di te profuma di umiltà, di semplicità e bontà, di rispetto ed educazione un gran signore, e solo un'anima pregna d'emozione ci lascia in eredità una grande speranza. I veri valori ci faranno risplendere, e anche se gli uomini passano, le loro tracce d'amore restano, e tu, Totò, ne hai lasciata una in ognuno di noi. Ok, questa è la vita di Totò, un sinto. Sì, sì. A questo punto
Lucia, possiamo procedere al secondo stacco? Duro? Sì. Allora, Scusate, così cerchiamo di vedo un attimino di se è in sala il dottor Santoro Antonio, così procediamo in maniera tale che abbiamo anche il tempo di vedere la mostra, altrimenti i tempi si allungano ed è un peccato per tutti. Rettore dell'Accademia Arcaista Italiana. Con sede a Tarquinia, a Crispiano. C'è? No. È andata a chiamarlo Rita Protopapa, io l'ho visto poco fa. Ok, allora se riusciamo a fare un intermezzo, perfetto, e poi andiamo avanti, e se riusciamo, altrimenti direi di chiudere così possiamo vedere la mostra. Grazie. A più bella è una canzone sempre di Totò, non tra le più conosciute. Tu sei a più bella cosa che te ne sto paese, tu sei come una rosa, rosa, rosa magese. Di carne profumata ma mettono in tuo cuore come fosse l'essenza, l'essenza di st'amore. Bella cosa che te ne sto paese, tu sei come una rosa, rosa, rosa magese, sti carne profumate ma mettono in tuo cuore come fosse l'essenza, l'essenza di st'amore. Bene, manca il nostro visse fatta nata. Grazie al maestro Semplicemente Mandola. Voglio dire una cosa, manca Antonio Santoro perché vabbè, è andato via, evidentemente aveva da fare, perché ci ha proposto stamattina un piccolo progetto, un progetto che io lo intendo grande più che piccolo, e che riguarda voi pittori, va bene? Lo saprete il 1 ottobre. Puoi chiudere, Lucia? Sì. Allora, sì. No, 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 ci mancherebbe. No, prego. In questo momento avete fatto una gag. Una gag da van spettacolo. Ecco, la van spettacolo. Più o meno è questo. Cioè, doveva esserci questa gag, o no? E se è preparata non è van spettacolo, quindi. Va bene, quindi allora chiudendo, grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questa serata, ringrazio per tutti la Presidente Lucia Torricella e ovviamente un grandissimo applauso da parte della città di Martina Franca alla signora Elena Anticoli De Curtis, grazie davvero. E ora andiamo. Ora ci spostiamo, sì, la sala che porta verso l'ex sala del Parco delle Pianelle ospita la bellissima mostra che potrete visionare fino al 30 di settembre, giusto?
È il primo ottobre. Con la premiazione prima. Dunque, ci sono le indicazioni, abbiamo messo delle stampe su Totò per indicare con le frecce dov'è Museo delle Pianelle. L'associazione Arte, Cultura e Terapia Onlus Arte e Emozioni della Presidente Lucia Toricella e Vicepresidente Gabriella Casavola vi danno il benvenuto al Festival Internazionale delle Emozioni con una mostra d'arte contemporanea e oltre alla 12ª edizione del concorso letterario dal tema Totò e noi. La mostra si terrà presso il Palazzo Ducale di Martina Franca nell'ex Museo delle Pianelle. Pertanto siete tutti invitati a visionare questi meravigliosi dipinti dei nostri 41 artisti pittori. Parliamo di 50 dipinti che ritraggono la fantastica storia di un uomo geniale nella sua arte, il grande e inimitabile Totò. Vernissage domenica 18, finissage. Sabato 1 ottobre presso la Sala Consigliare del Palazzo Ducale. A voi tutti un sentito ringraziamento e vi aspettiamo in tanti. Buona serata e buon proseguimento. Associazione Arte Emozioni, Arte Cultura e Terapia di Martina Franca, Festival Internazionale delle Emozioni, mostra d'arte contemporanea e 12ª edizione del concorso letterario dal tema Totò e noi. Bene, vi dico alcune date. Il 18 settembre alle ore 18 nella sala consigliare del Palazzo Ducale di Martina Franca ci sarà il vernissage, l'inaugurazione, e quindi sarà anche con noi la nipote di Totò, Elena Anticoli De Curtis. Bene, la tematica, quindi, come vi dicevo prima, è Totò e noi, molto importante questo titolo, e noi. E poi il finissage sarà il 1 ottobre nella sala consigliare del Palazzo Ducale di Martina Franca alle ore 18. Ci sarà la serata di premiazione del concorso letterario e della mostra pittorica. Saranno consegnati a tutti i diplomi di partecipazione per quanto riguarda i pittori. Per quanto riguarda invece il concorso, saranno consegnate le targhe ai finalisti. Però siete tutti invitati, mi raccomando. E poi un'altra cosa molto importante, le opere artistiche saranno esposte tutte nel Palazzo Ducale di Martina Franca dal 18 settembre al 1 ottobre e presso l'ex Museo delle Pianelle, sempre nel Palazzo Ducale di Martina Franca. Bene, bene, bene. Ciao! Buonasera, mi presento. Sono Maria Gabriella Casavola, vicepresidente dell'Associazione Arte Emozioni, che promuove l'arte e la cultura. Come ogni anno, anche quest'anno, presso il Palazzo Ducale si terrà il Festival Internazionale delle Emozioni. E ci sarà una mostra di arte pittorica contemporanea dal titolo Totò e noi. Avremo l'onore di ospitare presso il Palazzo Ducale, nella sala consigliare, il 18 settembre alle ore 18, Elena Anticoli De Curtis, la signora Elena Anticoli De Curtis, nipote di Antonio De Curtis, principe di Bisanzio, noto in arte come Totò e come principe della risata. Come noi ben sappiamo, Totò, oltre ad essere stato un grande attore, è stato anche un grande scenografo, coreografo, paroliere, poeta, filantropo italiano. È stato uno dei più grandi interpreti del cinema e del teatro italiano. È stato accostato a nomi come Charlie Chaplin, Keaton, i fratelli Marx, Ettore Petrolini.
ha interpretato film importanti con Aldo Fabrizi e con Peppino De Filippo. La sua unicità interpretativa la si coglie sia in colpioni brillanti sia in parti più impennate che contraddistinguono l'ultima fase della sua esistenza. Se vogliamo capire cosa è la comicità in Totò, dobbiamo pensare a un grande autore della letteratura italiana, Pirandello. Per Pirandello la malinconia nella recitazione, la ricerca di trasformazione dell'inquietudine interiore in tentazione di armonia. Il sorriso a volte diventa riso. Pirandello diventa interprete del riso che diventa malinconia. Invece Totò ha questa grande abilità di trasformare la malinconia in risata. Carissimi, dopo questa breve riflessione vi invito a visitare la mostra di arte pittorica contemporanea che viene inaugurata stasera, 18 settembre, presso il Palazzo Ducale e si terrà nelle sale dell'ex Museo delle Pianelle e si protrarrà fino al 1 ottobre. Vi invito quindi a visitare questa meravigliosa mostra su questo artista famoso nel panorama italiano, ma famoso anche a livello mondiale. Grazie per avermi ascoltata e vi auguro una splendida serata. Felicità. Felicità. Vorrei sapere che sta parola. Vorrei sapere che può significare. Sarà ignoranza mia, mancanza di scuola. Ma chi l'ha visto mai il numero? Buonasera cari amici. L'Associazione Internazionale Arte Emozioni di Martina Franca vi aspetta per la 12ª edizione del Festival Internazionale delle Emozioni con un concorso nazionale di poesia, videopoesia, narrativa, estratti di romanzi e saggistica e per la mostra d'arte contemporanea da un titolo e ad oggetto un personaggio strepitoso. A noi tanto caro, sicuramente per decenni ha rappresentato uno dei capisaldi della cinematografia e della filmografia italiana, Totò. Il titolo infatti della mostra sarà Totò e noi. La mostra verrà allestita nel splendido nostro Palazzo Ducale presso il Museo delle Pianelle dal 18 settembre al 1 ottobre. Vi aspettiamo. E per il concorso letterario e per la mostra. Grazie e vedrete le bellezze delle nostre arti rappresentano e rappresenteranno sempre un motivo e un motore per andare avanti con un'anima sempre gioiosa. Grazie, a presto. Buongiorno cari amici. Sto lavorando. Un evento particolare che si terrà il giorno 18 settembre nel prestigioso palazzo di Martina Franca con Arte Emozioni. Un evento che ci vedrà insieme tanti artisti nazionali e internazionali con poesie, narrativa, tutto ciò che riguarda l'arte e la cultura. Tutto questo è organizzato dalla grandissima, sprezzante Lucia Torricella. Grazie a chi vorrà condividere con noi questa bella esperienza con arte ed emozioni. Totò e noi. Noi ci saremo e voi vi aspettiamo.
Associazione Culturale Arte Emozioni, Festival Internazionale delle Emozioni, Mostra d'Arte Contemporanea, Totò e Noi. L'esposizione delle opere è presso il Palazzo Ducale di Martina Franca, nello specifico nell'ex Museo delle Pianelle, dal 18 settembre al 1 ottobre 2022. Buongiorno a tutti. Associazione Culturale Arte Emozioni di Martina Franca, Festival Internazionale delle Emozioni, 12ª edizione del concorso letterario di poesia, narrativa, videopoesia, estratti di romanzi e di saggistica. Mostra d'arte contemporanea dal titolo Totò e Noi. Le opere sono esposte nel Palazzo Ducale di Martina Franca, presso l'ex Museo delle Pianelle, dal 18 settembre al 1 ottobre. Vi aspettiamo numerosi. Grazie.